Alex Belli torna in TV per replicare alle accuse lanciate dalla ex compagna Mila Suarez. L'attore sarà, infatti, uno degli ospiti del salotto televisivo di Domenica Live di Barbara D'Urso. Cosa racconterà l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi? Domenica 28 ottobre 2018 l'ex fidanzata dell'attore sex symbol ha raccontato la sua verità pronunciando parole fortissime che hanno avuto un richiamo mediatico non indifferente. La modella, infatti, ha raccontato di essere stata sbattuta fuori dalla porta di casa a pochi giorni da un delicato intervento chirurgico. Ma non finisce qui. La Suarez ha raccontato di essere stata violentata psicologicamente da Alex Belli. Mi ha violentata psicologicamente. Ero molto innamorata di lui, ha raccontato Mila Suarez a Domenica Live da Barbara D'Urso. Improvvisamente però la storia tra i due è naufragata come ha raccontato la stessa modella intervista dal settimanale Nuovo. Durante il nostro fidanzamento c'erano momenti in cui spariva dai radar anche 8 ore. Qualcosa di strano è successo quando la modella si è sottoposta ad un intervento di chirurgia al seno. In quei giorni, infatti, Alex Belli ha prenotato un hotel alla fidanzata. Una scelta insolita, motivata dall'ex naufrago dell'Isola dei Famosi come un modo per riposare in un posto tranquillo. Naturalmente la reazione della modella è stata quella di voler andare a casa con lui come ha raccontato a Nuovo, a nulla sono valsi i miei pianti, una volta davanti all'hotel mi ha chiesto di lasciargli le chiavi di casa. Poi la botta di grazia, mi ha abbandonato nel momento del bisogno per una ragazza che è sparita qualche giorno dopo. Stando a quanto raccontato dalla Suarez, Belli avrebbe incontrato questa ragazza in palestra. Voglio dimenticarlo del tutto. Ora l'unico desiderio di Mila Suarez è quello di dimenticarlo. Ora voglio dimenticarlo del tutto ha raccontato a Barbara D'Urso rivelando che durante la storia d'amore con Alex Belli non sono mancati litigi, come del resto in tutte le coppie. In realtà però i due hanno cominciato a litigare quando Alex spariva per diverse ore. I litigi sono iniziati quando spariva di casa senza dirmi nulla e gli ho chiesto spiegazioni. Lo cercavo ovunque, ma non siamo mai arrivati alle mani, ha precisato la modella, che ha raccontato anche di essere arrivata a lanciargli qualche piatto. Poi sul finale dell'intervista a Domenica Live ha dichiarato, mi ha violentato psicologicamente, che è peggio che dare uno schiaffo. Parole pensate a cui Alex Belli ha deciso di replicare. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.